Harry riuscì. Sei morta, ti prego, svegliati! È ancora viva, ma non per molto. Sono mesi che Ginny scrive sul mio diario, schiudendomi la sua anima. E io sono diventato sempre più potente, finché la mia forza è diventata tale da cominciare a riversare un po' della mia anima nella sua. È stata Ginny Wesley ad aprire la Camera dei Segreti. È stata lei a scrivere messaggi minacciosi sulle pareti e ad aizzare il serpente di Serpe Verde contro i Mezzosangue e contro la Gatta di Gaza. Temo che Ginny mi abbia raccontato tutto di te, Harry. Per questo ho deciso di mostrarti come ho catturato quel gran sempliciotto di Hagrid, per conquistarmi la tua fiducia. Speravo che un giorno qualcuno potesse seguire i miei passi per portare a termine l'opera di Salazar Serpe Verde. Sapevo che eri sulle tracce dell'erede di Serpeverde, così ho portato Ginny qua giù. Tom Riddle era lo sporco nome di mio padre, un uomo comune. Ancora non hai capito, Harry. Son io, Lord Voldemort. Ora, Harry, voglio darti una piccola lezione. Parlami, Serpeverde. Tu che sei il più grande dei quattro di Hogwarts. Grifondoro, forse potrei usare per respingere il veleno del basilisco. Ah! Ah, questo veleno fa male.
E poi fu il silenzio. Silenzio, salvo il gocciolio continuo dell'inchiostro che trasudava ancora dal diario. Il veleno del basilisco, attraversandolo, l'aveva bruciato, producendo un buco che ancora sfrigolava. Tremante, Harry si alzò. La testa gli girava come se avesse percorso miglia e miglia portato dalla polvere volante. Ginny sospirò profondamente e rabbrividì. «Sono stata io, Harry, ma ti giuro che non volevo. È stato Riddle. Non ce l'ho fatta a dirgli di no.» Harry le disse di non preoccuparsi, che Riddle e il basilisco erano finiti. «Vieni, Ginny, usciamo di qui.» Ecco che volavano verso l'alto. Non avevano fatto in tempo a godersi l'ascensore, che già era finita. Tutti e tre capitombolarono sul pavimento bagnato del bagno di Mirtilla Malcontenta. Harry raccontò loro ogni cosa. Parlò loro della voce incorporea, di come alla fine Hermione avesse capito che si trattava della voce di un basilisco nelle tubazioni. Raccontò di Aragog, che gli aveva detto dove era morta l'ultima vittima del basilisco, di come lui aveva indovinato che la vittima era Mirtilla Malcontenta e che l'ingresso alla tana del basilisco, la camera dei segreti, avrebbe potuto essere nel suo bagno. Il professor Silente spiegò come 50 anni prima Voldemort, allora nei panni del sedicenne Tom Riddle, avesse incantato il proprio diario e come quel diario si fosse impossessato di Ginny. Più tardi, Harry riuscì a liberare Dobby dalla schiavitù di Lucius Malfoy, perché era stato proprio Lucius Malfoy a far sì che il diario di Tom Riddle finisse nelle mani della povera Ginny Weasley. Per quanto riguarda Harry, ancora una volta aveva dimostrato di essere il bambino sopravvissuto.